il plebiscito al referendum per l'indipendenza del Kurdistan iracheno alimenta i timori di un nuovo conflitto armato. Nelle stesse ore in cui la commissione elettorale di Erbil annunciava l'oltre 90% di sì a favore dell'indipendenza, il Parlamento di Baghdad dava il via libera al dispiegamento delle forze di sicurezza nella regione di Kirkuk. E 5.000 volontari turchi sono pronti a combattere per difendere la comunità turkmena dell'Iraq. Il primo ministro iracheno, Haider al-Abadi, dichiara nullo il voto ed esclude qualsiasi negoziato. Condanniamo ogni tentativo di diffondere il razzismo e l'odio etnico che hanno il solo scopo di riportare il terrorismo, quel terrorismo che è riuscito a trarre vantaggio dalle nostre divisioni e dalle nostre differenze. L'autorità curda rifiuta di trasferire al governo di Baghdad la gestione degli aeroporti e le compagnie aeree turche Egyptair e Middle East Airlines sospenderanno i loro collegamenti a partire da venerdì. Turchia, Iran e Siria minacciano sanzioni contro la regione autonoma, mentre Mosca, che ha importanti interessi economici nel Kurdistan, è più cauta, affermando di rispettare le aspirazioni nazionali dei curdi.